Stamattina prendetevi il tempo necessario. Vogliamo raccontarvi una storia bellissima, una storia anche difficile, che parte dalla malattia, attraversa la preghiera e giunge alla grazia. Ci spostiamo verso il centro dello studio per dare il buongiorno e il ben trovato a chi questa storia l'ha vissuta e ce la racconterà. È Don Gianni Castorani. Buongiorno Don Gianni. Buongiorno. Ben trovato. Jeunesse Lumière Italia. Sì. Allora Don Gianni, per chi del nostro pubblico ti conosce già, sa che tu sei di casa qui, la tua storia parte anche da una conversione, parte anche da sofferenze, diciamo che il tuo colletto da prete non è così leggero, ma in realtà, e forse durante la puntata avremo anche modo di raccontare quello che era Don Gianni prima di diventare sacerdote, però quello che vogliamo fare oggi è partire da un giorno specifico, da una notte specifica, che è quella tra il 26 e il 27 aprile dello scorso anno, perché dopo una normalissima giornata dove avevi fatto tra l'altro anche tante attività, vai a letto e a un certo punto cominci a sentire un pizzichio in faccia. Partiamo da qui. Sì, era il 27 di aprile, erano le 5 del mattino, sento sul volto un calore e dentro di me mi dico: ma forse ieri ho mangiato troppo peperoncino, e quindi mi tiro sul letto e ricado subito sul letto così, con le gambe fuori, e mi prende subito un attacco ischemico. Praticamente è stata un'ischemia, un ictus proprio fulminante. Nel momento ho cominciato a tremare tutto, ho perso il controllo del mio corpo e in un secondo, in pochi minuti, sono rimasto paralizzato la parte destra e anche la parola, quindi non riuscivo a parlare. E in quel momento ho avuto paura, tanta paura, perché è stato improvviso così. E ho detto: ah, cosa mi sta succedendo? Non riuscivo a capire, perché ero fra il sonno, e ho detto: sto morendo. Ho detto: mamma mia, sto morendo. E mi pare di essere un pochino giovane per morire, però quindi c'è stata una paura incredibile all'inizio e pensavo di morire. E ho detto: cosa succede adesso? Come si muore? Perché non sono mai morto, quindi cosa succede? L'anima si stacca dal corpo, no? Proprio non riuscivo a concepirmi senza il mio corpo, senza... E quindi in questo momento qua, dopo che è passato questo momento, non so quanto è durato, i pensieri ne sono passati tanti per la mente, però mi ricordo proprio uno, ho detto: Don Gianni, tu che predichi tanto la fiducia, l'abbandono, sei anche bravino, però adesso che tocca a te, che cosa fai? Allora in quel momento davvero ho avuto, io penso, una grazia, e ho detto: Signore, io mi abbandono a te. Sono qui, e come ha fatto il Signore sulla croce, no? Si è abbandonato, Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Io ho avuto questa grazia di fiducia e di abbandono. E quando ho detto così, Padre, mi abbandono a te, ho sentito una pace scendere nel cuore incredibile. Eppure ero paralizzato, ero in quella situazione, e ho detto: ma tanto prima o poi qualcuno verrà. E davvero ho capito quella parola del Vangelo dove Gesù dice: prendete il mio giogo, che il mio giogo è leggero. E ho capito che prendere il giogo non è tanto portare la croce, no? Essere coraggiosi, ma abbandonarsi, fidarsi in quello che ci capita nella vita. Don Gianni, sono passate 5 ore da quando è successo questo fatto a quando poi sono arrivate le cure. Fra poco vedremo anche come è andata avanti la tua storia e capiremo anche come mai oggi ti vediamo qui senza avere neanche magari il sentore di tutto quello che è capitato. Quando arrivano i soccorsi, 9 giorni dopo l'ictus, tu, chi ti conosce lo sa, la scuola di evangelizzazione, insomma, di cui ti occupi, è piena di ragazzi che appunto vivono insieme a te. La tua preoccupazione era quella di cercare di rassicurarli, perché sono ragazzi che ti vogliono bene. Hai realizzato tu stesso questo video 9 giorni dopo l'ictus, proprio per dare loro una voce di conforto, te che di conforto ne avevi trovato pur essendo paralizzato sul letto. Vediamo questo video. Ma volevo dirvi che vi ho nel mio cuore e prego tanto per voi e offro tutto per voi. Vivete con gioia questo tempo e vivete con gioia nella scuola. Poi ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao, ciao, ciao. Don Gianni, abbiamo scelto di mandare questo video proprio per far capire alle persone a casa cosa è stato per te e vederti oggi, immaginare, diciamo, saperti a terra senza aiuti per 5 ore, per chi ha familiarità con questo tipo di patologia sa che i primi interventi sono quelli più importanti, quelli che poi ti danno la possibilità di riacquisire quello che tu hai acquisito invece con il tempo, e non solo, perché appunto in qualche modo anche è inspiegabile ciò che è successo a te. Però da questo video prendiamo anche il tuo dire ai ragazzi: io prego per voi, affidatevi. Quella paura che tu avevi e quel sollievo che hai provato nell'abbandono, cerchi di trasmetterlo a loro, anche sorridendo, anche se parte del tuo viso non riusciva neanche a sorridere. Eh sì, è stato perché io ho trovato tanto, tanto conforto nella preghiera, perché dopo che io sono partito all'ospedale con l'ambulanza, i ragazzi hanno esposto Gesù, hanno fatto adorazione per 3 giorni, perché erano i giorni più importanti. E quindi io avevo ricevuto tantissimo, era partita una catena di preghiera incredibile, internazionale, c'era il mondo che pregava per me, tanto è vero che venivano i medici e mi dicevano: ma tu chi sei? Tutto il mondo prega per te. Ma io sono un prete. E quindi ecco, tutta la gioia che io avevo sentito volevo darla a loro, perché anche loro, siccome c'era il Covid, non potevano venire a trovarmi, e quindi erano veramente disperati, insomma, pensavano che fossi morto. E quindi ecco, mi è venuta l'idea di mandare un video, era la fine dell'anno, quindi dovevamo prendere decisioni importanti, e quindi ho detto: anche se sono in questa situazione, però ecco, quello che ho ricevuto sembra assurdo, no? In un momento così difficile volevo trasmettere a loro che stavo bene, che nonostante tutto ero nella pace. I tuoi ragazzi sono stati protagonisti in quello che stai raccontando, nell'essere veicolo di preghiera e nell'aver trasmesso agli altri questa catena, ma naturalmente sono stati protagonisti fin dai primi istanti. Passa la notte e quella mattina i ragazzi alla scuola di evangelizzazione di Bagnaripoli si svegliano e qualcuno intuisce o sente che è successo qualcosa. Allora vogliamo vedere un video che è una testimonianza, che ci arriva da una di queste ragazze che si chiama Lorena, che proprio aveva avvertito qualcosa che non andava. Vediamo. Io ricordo che ero in camera, ero sola, dormivo. E verso le 5:40 di mattina ho sentito qualcuno che mi toccava la gamba in maniera ripetitiva e mi chiedeva appunto di alzarmi, di pregare, e che c'era qualcuno in difficoltà. E lì per lì ero molto spaventata, perché appunto non capivo quello che mi stava succedendo, non capivo chi fosse la persona da aiutare, appunto. Quindi, diciamo, con un cuore abbastanza turbato sono andata in cappella, dove ho incontrato gli altri ragazzi che appunto frequentavano l'anno di scuola con me, e abbiamo pregato la solita preghiera mattutina. E durante questa preghiera, insomma, ho visto un'immagine dentro di me, nel mio cuore. Un'immagine in cui io vedevo in maniera molto chiara Don Gianni che era sul pavimento, che chiedeva aiuto. E la cosa che mi ha impressionato tanto in quel momento è stato vedere come era la camera appunto di Don Gianni, quindi come era posizionato il letto, dove si trovava la finestra. E la cosa interessante è che io non ero mai entrata nella sua camera, quindi non potevo sapere come fosse appunto disposta, e tantomeno non potevo immaginarmela, ecco. E fino a quel giorno io non ho mai dato importanza in realtà al mio angelo custode, e invece da quel momento lì ho capito l'importanza di avere questo amico celeste accanto, che ci viene appunto dato da Dio da quando veniamo alla luce. Ed allora ecco, prendo più in considerazione il mio angelo custode, e quindi è davvero un grande regalo che Dio fa a tutti noi. Don Gianni, se da una parte succedeva questo, ovvero i ragazzi erano normalmente in quello che era la preghiera mattutina, capitava talvolta che tu non andassi per pregare nella tua stanza, quindi non si erano stupiti della tua assenza, però a un certo punto abbiamo sentito Lorena che ci dice: io ho sentito proprio qualcuno che mi diceva: vedi che c'è qualcosa che non va. Nel frattempo tu dall'altro lato eri da solo,
Eri in camera tua, abbiamo detto, dopo un primo tentativo di chiedere aiuto, perché questo è di fatto quello che provavi a fare scendendo dal letto, ti ritrovavi da solo a terra. Però la tua mente funzionava, sì, perché tu continuavi a pensare, pensavi sto per morire, ma come sarà a morire? Torniamo un attimo a quella paura di morire. Tu prima hai detto io non sono mai morto, non so come funziona, lo crediamo bene, nessuno di noi lo è. Però tu sei riuscito invece a vivere quell'attimo prima, quell'attimo in cui dici forse nulla è più importante, forse l'unica cosa che importa in questo momento è affidarmi, lasciarmi andare. Sì, in quel momento di paura forte ho capito che non c'era più nessuno. Nel senso, io sono arrivato a 3 centimetri dalla morte, no? E quando si arriva a morire non c'è nessuno lì, lì con te. Tutto quello che hai fatto, tutto quello che hai, puoi avere anche tanti soldi, ma lì sei te e l'incontro con lui. Quindi in quel momento io ho detto l'unica cosa che posso fare è fidarmi in questo momento. E abbandonarmi, cioè mi è venuto così. Questo passaggio è stata per me, diciamo, una cosa naturale, perché noi in comunità ormai da tanti anni preghiamo la preghiera di Charles de Foucault: Padre mio, mi abbandono a te, rimetto nelle tue mani. E quindi, ecco, pregando per 15 anni e più 3 anni in Francia questa preghiera, ecco, mi è venuto proprio quasi distinto fare così, perché ero costretto anche dalle circostanze, e l'unica cosa che ho fatto in quel momento, ho chiesto aiuto al mio angelo custode. Era l'unico che mi poteva aiutare, e infatti il mio angelo custode è andata, no? Noi crediamo poco agli angeli custodi, però in quel momento così di dolore, di sofferenza, di paura, l'unica via di uscita mi è sembrata quella di fidarmi che Dio sta facendo qualcosa con me. Lorena, che abbiamo sentito poco fa nel videomessaggio, lo chiamava l'angelo custode, il suo amico celeste, sì, a cui uno non pensa. Vogliamo ritornare alle voci dei ragazzi, vogliamo ritornare a Bagnaripoli, nella scuola di evangelizzazione, e sentire come sono state le reazioni, come hanno vissuto quei primi momenti in cui era difficile capirne qualche cosa, attraverso questo servizio realizzato per noi da Giuseppe Chiantera. Quella mattina del 27 aprile, durante le lodi, ho notato che Don Gianni non c'era. E sul momento non ho pensato troppo, ecco, alla motivazione. Il 27 aprile, quando scendo dalla macchina, la prima sensazione che ho avuto, ho guardato dove di solito c'è Don Gianni, dove abita, e ho provato una grande sensazione di tristezza, come se ci fosse un grande silenzio intorno e non riuscivo a capire perché. Finite le lodi, siamo andati in ufficio come solitamente facevamo e abbiamo iniziato a fare colazione. Però anche in quel momento Don Gianni non era arrivato. Come tutte le mattine vado, ecco, in segreteria. A un certo momento vedo sul tavolo la Bibbia e il breviario di Don Gianni, e mi è sembrata una cosa molto strana, perché ho detto ma che strano, perché è lì, di solito lo tiene sempre lui. E poi sono entrata in cappella dove c'erano i ragazzi che stavano pregando, comincio a sentire una sensazione sempre di disagio e mi volto dalla cappella guardando dalla finestra fuori sempre verso la casa di Don Gianni, e non capivo perché mi sentivo così. E in quel momento Raffaele decise di salire su in camera sua e dopo qualche istante, ecco, sentimo un rumore fortissimo di passi che scendevano lungo le scale. Quando sono entrato nella sua stanza vidi subito Don Gianni per terra, sdraiato per terra accanto al letto, immobile, non poteva muoversi, muoveva soltanto una mano. Siamo corsi subito in ospedale insieme, io e Marco, e siamo arrivati lì in ospedale con una grande preoccupazione. Io ho iniziato a dire rosario, ho guardato sopra dove c'era Don Gianni dentro l'ospedale, e in quel giorno c'era veramente, ecco, delle nuvole, e c'era della pioggerellina, ma è stata una cosa particolare perché in quelle nuvole io ho visto proprio un'immagine proprio di Maria, una sembianza proprio con delle braccia proprio aperte così.
con dei raggi. E io in quel momento ho chiesto veramente: Maria, aiuta, non so cosa sta succedendo a Don Gianni, ma so che è molto grave, ti prego che possa salvarsi. Non era da solo Don Gianni a superare questo momento difficile, ma veramente Maria era lì con lui, che lo stava veramente aiutando. Ho avuto questa pace che entrava piano piano dentro il mio cuore. E a parte quei primi momenti, ho sentito davvero una pace, una grazia che sicuramente non veniva da me. E questo credo sia stata opera di Dio, che ci ha messo questa fiducia, questa grazia nel cuore. E poi infatti alla fine il Signore ha ascoltato le nostre preghiere ed ha operato un miracolo. Don Gianni, Dio in qualche modo si è fatto presente nella tua vita e lo sappiamo, assume tante forme, tante coincidenze, tante particolarità. Nel tuo caso si è fatto presente attraverso i tuoi ragazzi che hanno messo in piedi da subito una rete di preghiera. Chi ha fatto esperienza di malattia, anche di lunghe degenze, sa che le notti sono dure a passare e stringere la corona del rosario tra le mani alle volte è l'unica cosa che in qualche modo ti dà un po' più di serenità. Qui era da tutti e due i lati, c'eri tu da una parte e i tuoi ragazzi che piano piano si allargavano dall'altra. Sì, è stata... Io, ecco, in quei giorni facevo fatica a pregare perché, essendo paralizzato, non riuscendo a parlare, e quindi l'unica cosa, tenevo il rosario tra le mani e facevo le giaculatorie e dicevo: Gesù, mi abbandono a te, Gesù, mi fido di te. Cioè, era l'unica cosa che riuscivo a dire. Ma ho notato davvero, perché poi era il tempo di Covid e negli ospedali sono stato 3 giorni a pronto soccorso, tutta la sofferenza intorno a me e le persone disperate, perché nel dolore ci sono varie possibilità: o ti affidi o vivi, insomma, meglio che puoi, come momento, oppure ti ribelli. E allora diventa ancora più pesante. Ho visto tante persone ribellarsi, arrabbiarsi e vivere con difficoltà questo momento. Invece io avevo la grazia di tante persone che pregavano per me e posso dire che la preghiera ha un effetto incredibile. Ha un effetto incredibile. Proprio mi sentivo portato. Infatti il medico che mi ha ricevuto all'ospedale mi ha detto: quando ti ho visto e poi dopo non ho potuto fare niente per te, venivo tutti i giorni a trovarti in camera e mi sentivo in colpa perché non potevo fare niente per te. Però ti vedevo sereno, con il sorriso, e ho detto: ma lui la sta vivendo meglio di me, dice. E quindi ho sentito veramente l'importanza della preghiera, che ci sostiene, che ci guarisce, che ci alleggerisce. È veramente... come diceva Giovanni Crisostomo, no? Che chi prega ha in mano il timone della storia. Ed è vero, come anche la mamma di Sant'Agostino. Di guarigione vogliamo parlare fra un po', di quello che è successo a te, insomma, di come ti sei ripreso. E abbiamo sentito poco fa il racconto di Betty nel servizio di Giuseppe Chianter. È stata proprio lei a sentire di dover avvisare una tua amica della situazione. Questa tua amica è Beatrice Bocci e ce l'avremo con noi dopo la pubblicità. Stamattina con Don Gianni Castorani stiamo raccontando una storia fatta di paura, fatta di abbandono e fatta anche di grazia, ma soprattutto di preghiera. La storia che ti vede coinvolto, Don Gianni, è il 27 aprile dello scorso anno, quando un ictus ti colpisce, sei solo in stanza e addirittura passano 5 ore prima che possano arrivare i soccorsi. I soccorsi che arrivano grazie ai ragazzi della scuola di evangelizzazione di cui ti occupi. Soccorsi che però ovviamente hanno il loro corso, il tempo per riprenderti ci vuole. In questo tempo però c'è stato qualcuno che lo ha riempito, lo stiamo dicendo, lo ha riempito di preghiera, ma lo ha riempito anche di una vicinanza, quella che tu definisci la donna della provvidenza, ovvero Beatrice Bocci è collegata con noi e le diamo il buongiorno e il ben trovata di buon mattino, Beatrice. Buongiorno a voi, bentrovati, ciao Antonella, ciao Giacomo e buongiorno Dongi. Ciao. Allora, ripercorriamo anche... Allora è un privilegio, scusa. Figurati, no, ripercorriamo anche con te quello che è successo, ma anche
quello che è il legame che avete con Donji, con Don Gianni, che è naturalmente un legame già esistente, insomma non è nato in quel momento ma appoggiava su basi antecedenti. Ciò non toglie che comunque tu vieni molto colpita non solo dalla situazione di salute di Don Gianni che ti viene descritta, ma anche poi verrai colpita da quello che diventa un tuo ruolo nella vita di Don Gianni. Sì, ho imparato che camminando con Gesù non si finisce mai di stupirci, anche questa è stata sicuramente l'ennesima conferma di queste parole che sto dicendo, perché quella mattina Betty proprio a un certo punto mi ha chiamato e mi ha avvertito di questa cosa terribile successa a Don Gianni, che chiaramente mi ha lasciata senza parole, con sgomento. Ho cercato di capire bene perché mi sembrava impossibile quello che mi stava raccontando, e lei subito mi ha detto: guarda, io in preghiera proprio ho chiesto a Maria, sentivo che dovevo pregare Maria, e Maria mi ha suggerito di chiamarti e di chiederti di aiutarci. Io figurati, Don Gianni è così, ha tantissimi amici vicino, tantissime persone che lo sostengono, tutti siamo insieme a lui in cammino con questi giovani con tante esperienze di fede. Mi sono stupita di questa chiamata, ma nel contempo non ho pensato molto, perché quando il Signore chiama, quando Maria ci dice di entrare in campo, si va, con coraggio si entra in campo, e così ho fatto. Quindi ho chiamato subito, ho cercato di capire l'ospedale di Annunziata di Ponte Annicheri che cosa stesse succedendo. Non mi davano grandi risposte, quindi ho chiamato un mio amico fantastico, il dottor Amunni, il professor Amunni, che è primario della maxillofacciale di Careggi, e mi sono fatta aiutare da lui. Ho chiesto intanto che cosa fosse giusto fare, perché si pensava anche di poter, insomma, fare in qualche modo un richiamo da Careggi per poterlo portare via da lì, poteva essere un'ipotesi in quel momento, ma nessuno di noi sapeva appunto cosa fosse giusto, perché nessuno era medico, e quindi ci affidavamo anche alle mani dei medici. Questo amico è andato subito in neurologia e si è reso conto che già dall'ospedale di Ponte Annicheri si erano messi in contatto con Careggi per capire che cosa fosse giusto fare in quel momento. Chiaramente non potevamo giocare sulla tempestività, perché erano già passate troppe ore, quindi dovevamo capire che cosa fare per cercare di arginare più possibile quello che stava succedendo di grave. E così da Ponte Annicheri, da Careggi ci hanno detto che non doveva essere mosso assolutamente a quel punto, doveva rimanere fermo lì, ma che la situazione era gravissima. Ecco, questo mio amico, insomma, ha cercato delicatamente di dirmi: guarda, mi sentiva ovviamente non solo preoccupata, ma piangevo, quindi ha cercato di consolarmi, anche di dirmi: guarda, cerchiamo di rimanere lucidi, la situazione è gravissima, è chiaramente in pericolo di vita, quindi dovranno passare 48 ore per capire che cosa accade. Ha detto: non ti nascondo che se tutto può essere, insomma, non è detto che ci sia, che avvenga la peggiore delle ipotesi, ma nel caso in cui rimanesse in vita è chiaro che bisogna prepararsi a vedere una persona diversa da quella che è stata fino ad oggi, perché il danno cerebrale è stato esteso, non era tanto grande il capillare che si è rotto, ma il sangue fuoriuscito è stato tanto, anche dovuto al tempo perché è passato tanto tempo, e quindi non c'è stata una tempestività, per cui questo danno esteso ha fatto una lesione cerebrale importante, quindi non tornerà il Don Gianni di prima, avrà delle, se tutto insomma va bene nel senso che rimane in vita, avrà delle ripercussioni forti. Ecco, quindi questo preparatevi, perché la situazione ci dice questo. In realtà, quindi, Don Gianni di prima non è mai tornato, perché ne è tornato, immagino e credo, da quello che stiamo vedendo, un altro che però ha tante consapevolezze, ha tante diciamo quell'affidamento a cui tu fai riferimento in quei momenti di disperazione ti è rimasto, e anche nelle parole che dice Beatrice. A un certo punto sono passati un paio di giorni da quella mattina, dal 27 mattina siamo al 29, e tu riesci a digitare con l'unica mano che in quel momento potevi utilizzare un messaggio che dice: sono Annunziata, ospedale, ho avuto un ictus. Queste sono le parole che tu mandi a Beatrice. Dall'altro lato però invece non sapevi che c'era già una rete che si stava attivando, una Beatrice che si era messa in moto con tutta la sua energia e la sua forza che noi conosciamo, e che ti risponde direttamente e subito: non ti preoccupare, ci stiamo occupando di te, preghiamo per te anche la notte. Tu quelle preghiere in realtà le ricevevi, e con questo messaggio ne hai avuto l'ennesima conferma.
Sì, ancora oggi pensandoci sento commozione perché è tutto l'amore che ho sentito da parte loro, perché quando siamo in questi momenti l'unica cosa che ci salva è sentire l'amore. E il fatto che ti dicono ti voglio bene è la cosa più bella, perché con la preghiera arriva l'amore, e l'amore concreto anche delle persone che concretamente ti dicono guarda ti voglio bene, sono vicino a te. Beatrice, quando poi hai visto Don Gianni è uscito dall'ospedale, hai toccato con mano il fatto che le previsioni più nefaste che venivano fatte, che erano state fatte, fortunatamente non si sono avverate. Che cosa hai sentito? Ho potuto soltanto elevare l'ennesima lode a Dio, ma ti posso dire che già due giorni dopo, quando lui mi comunicava già con la mano sinistra, e poi dopo quattro giorni mi ha chiamato in videochiamata, e io l'ho visto, quando abbiamo visto il video prima non stava bene, ma ti posso assicurare dopo quattro giorni si vedeva veramente che era per certi versi devastato, però aveva questa forza incredibile dentro che, come dire, in società con Dio diventa potenza proprio di miracolo, ecco, sa di miracolo, profuma già di miracolo, per cui da subito io ho sentito che era un miracolo, che stava succedendo un miracolo e che io ero privilegiata, e lo dico con commozione perché questa vicinanza ho voluto comunicargliela, perché mi rendevo conto ciò che lui ha detto prima, cioè che l'amore davvero diventa il compagno più potente e più forte che si possa avere accanto per avere la forza d'animo di combattere, perché il Signore è vero che poi si fa a fianco e che può tutto, perché è il Dio dell'impossibile, però ha bisogno di noi, della nostra collaborazione, non è una magia, ha bisogno che noi ci mettiamo tutti noi stessi, e l'amore, sentire l'amore è chiaro che diventa un motore per far sì che tutta la speranza che abbiamo nel cuore diventi cooperante con l'azione di grazia di Dio, e così è stato. Io mi sono resa conto subito, ho attivato tutti i gruppi di preghiera che potevo conoscere, e ho capito in quel momento che tanti canali di preghiera si erano già attivati simultaneamente, quindi era proprio qualcosa di straordinario che stava avvenendo. Il cielo e la terra si stavano unendo su Don Gianni, perché su di lui c'è un progetto grande di Dio, che è quello tanto del sacerdozio, che già lui, a quale lui già aveva detto il suo sì, ma c'è qualcosa di ancora più grande, perché c'è una vita che in qualche modo l'ho accompagnato fino a quel punto. Poi c'è stata una sorta di sospensione, dice bellissima questa definizione, gli è arrivato un avviso di garanzia, e lui a questo avviso di garanzia ha risposto con grande responsabilità e proponendo così un uomo nuovo, perché era già un sacerdote straordinario, ma oggi è veramente una luce irresistibile. L'azione dello Spirito in lui è potenza in azione, quindi non, cosa potevo fare? Dare grazie a Dio per quello che è successo, per quello che ho visto, e anche per questa investitura che mi è stata data, perché poi è diventato un privilegio stargli accanto ogni giorno, perché poi noi ci sentivamo la mattina, la sera, cioè più volte al giorno. Io cercavo di tenerlo proprio, di essere una finestra nel mondo, no? Di tenerlo in contatto con la realtà, con quello che stava succedendo fuori da quell'ospedale, dove c'era questa cordata d'amore. Volevo, e glielo ricordavo perché fosse per lui un memoriale da portare avanti nella sua lotta, in quella battaglia che stava conducendo per ritornare ad essere quello che vediamo oggi. Grazie mille a Beatrice Bossi per essere stata con noi, per averci testimoniato veramente quanto sentirsi parte di una rete di amore possa veramente fare la differenza. Grazie mille Beatrice per essere stata con noi, come sempre ti aspettiamo qui presto in studio per continuare a vivere insieme le nostre bellissime storie. Don Gianni, abbiamo un minuto per concludere, ma quello che ci raccontava anche Beatrice, il miracolo a cui ha assistito, non è stata l'unica a vederlo, perché i medici stessi sono rimasti ammutoliti rispetto alla capacità di ripresa che c'è stata. È stata inspiegabile anche per loro. Sì, praticamente mi hanno fatto all'inizio non so quante TAC, risonanze, ogni pochino ero a fare TAC, perché non riuscivano a spiegarsi come io potevo stare bene e come avvenivano i progressi. Tanto è vero che a un certo punto, Beatrice ne è testimone perché era lei che parlava con i medici, no? E mi dice, guarda Don Gianni, i medici dicono che la TAC dice una cosa, poi vedono te e vedono un'altra. Quindi hanno deciso di mettere da parte i medici, hanno deciso di mettere da parte la TAC, la risonanza, e di guardare te e vedere che cosa succede.
perché neanche loro sanno spiegarsi questo miracolo. Don Gianni, purtroppo il tempo a disposizione nostra è finito, però noi ti chiediamo di tornare a trovarci perché sì. C'è tutto il dopo, quest'anno che è passato, la tua seconda vita che ti è stata donata, che ci dovrai raccontare, sta per uscire un libro, quindi aspettiamo che esca il libro e torni a trovarci anche per raccontare la scuola di evangelizzazione, promesso? Va bene, ok. Buona giornata. Grazie Don Gianni. A voi, grazie. Rimani pure comodo, noi ci spostiamo. E rimanete comodi anche voi perché vi diamo l'appuntamento per domani mattina 7:30, ritorniamo. Domani apriremo un capitolo importantissimo e imprescindibile sulla giornata della memoria. Lo faremo anche con storie che verranno a trovarci in studio, la storia di uno che allora era bambino, Aurelio Lattes, e in qualche modo riuscì a sfuggire, grazie all'aiuto di tantissime persone, compreso un monastero, ai rastrellamenti a Roma. Quindi noi ci vediamo come sempre domani puntuali alle 7:30. Adesso tutti pronti e in salute perché sta per iniziare Il Mio Medico con Monica e Fabiola. A voi. Grazie. Grazie, grazie.